i miti, le storie, la Calabria da scoprire, c'è tutto questo in un libro che stasera presentiamo a Segnalibro, come ogni settimana nella libreria Mondadori di Cosenza, insieme a tante altre rubriche, rubriche che ormai hanno consolidato il loro spazio, ma cominciamo come di consueto con il nostro sommario. Sinnos ci propone un libro dal titolo molto evocativo, Mare Giallo. L'autrice è Patrizia Rinaldi. Mare Giallo ha una voce narrante che ci fa davvero pensare. È la voce narrante di un bambino nato a Napoli, ma che ha origini molto diverse. Viene da un paese lontano, dalla Cina, e i suoi occhi guardano a Napoli con gli occhi di chi vuole essere napoletano e cinese insieme, ma vuole andare ancora più avanti. E i suoi amici sono Caterina e Thomas, ma ci sono anche tanti altri personaggi. Ad esempio, vi consigliamo di seguire in questo racconto il personaggio di Insalata. Beh, davvero grazie a Patrizia Rinaldi per le emozioni che ci ha lasciato nella sua scrittura. Guaglio! Grido. Insalata non vuole. Dice che al club nautico mediterraneo sono un abusivo, che non ci posso stare, insomma, e che meno mi faccio notare meglio è. Dice pure che lui qua ci lavora, che non è mica un socio o chissà cosa, e che mi devo comportare bene. Ma poi sorride. Mi dà un paio di colpi leggeri sulla testa e finisce così. Vai a pazziare, va! Mi piace in questa puntata riprendere uno scrittore calabrese che è Corrado Alvaro con il famosissimo Gente d'Aspromonte. Mi piace Corrado Alvaro che non era solo calabrese ma ha avuto una grande dimensione nazionale e anche europea. Perché voglio riprendere però questa raccolta di 13 racconti? Perché qui Corrado Alvaro ci porta in quella dimensione di una Calabria lontana, arcaica, selvaggia, anche per molti aspetti violenta, perché in Aspromonte è difficile vivere, è difficile salire, è difficile camminare, sono difficili i rapporti umani, anche proprio la vita, l'esistenza di tutti i giorni, ma è proprio questa straordinaria durezza mista anche ad un particolare lirismo che fa di questa sinossi un piccolo grande capolavoro. Lavoro. Io vi invito a rileggerli i 13 straordinari racconti e a riscoprire questa lirica durezza di uno degli scrittori più amati, più belli e da riscoprire della nostra letteratura calabrese ed europea, Gente in Aspromonte. Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte d'inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare e la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche e di fango e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino e invernale. I torrenti hanno una voce assordante. Sugli spiazzi le caldaie fumano al fuoco, le grandi caldaie nere sulla bianca neve, le grandi caldaie dove si coagula il latte tra il siero verdastro rinforzato d'erbe selvatiche. Pino, il nostro mar Mediterraneo che da mare dei commerci sta diventando il cimitero per tantissimi migranti. Parleremo stasera di questo, per
perché c'è un libro particolare, si chiama Lampedusa, e Lampedusa è l'isola dell'accoglienza, no? Candidata anche al Nobel. Sì, sì. Ed è Lampedusa vista da un'autrice che legge questo fenomeno anche attraverso l'introspezione, guarda e si guarda e ci fa capire tante cose. Melis de Kerangallo, sbagliato forse. No, va benissimo, va forse benissimo. Il Melis nome de allora, è che francese. È francese, e allora ci siamo. Dicevo, a te ha dato la stessa impressione questo libro? Sì, mi ha dato un'impressione analoga a quella che tu hai appena riferito, tenendo presente il fatto che la lettura di questo libro ti coglie amichevolmente. Perché? Perché lei lo scrive come potrebbe scrivere un libro un amante della lettura. Incrocia le questioni che riguardano il fatto, diciamo, contingente di Lampedusa come centro di ricovero dei migranti, però non esalta questo elemento, ma lo rilegge attraverso i riferimenti che ha con il Tomasi di Lampedusa, con il Gattopardo, visto che le due isole, sia Lampedusa che la Sicilia, sono bene o male facente parte di una stessa cultura, che è la cultura che è stata trasferita nel mondo soprattutto, ma anche grazie a Tomasi di Lampedusa, al Gattopardo, sia dal punto di vista filmico che dal punto di vista della scrittura. Beh, questa è una cosa, secondo me, che rende tutto meno legato a una dimensione che si consuma nell'attualità, ma lo lascia nel tempo maturare e sedimentare. Certo, tra l'altro lei scrive un instant book sostanzialmente, no? Lei scrive di quest'isola dai mille volti che forse in questo momento storico è diventata solo nell'immaginario collettivo l'isola dei migranti. Sì, tra l'altro non solo per questo vive la letteratura italiana e l'Italia in genere un momento di grande fulgore in Spagna. C'è a Montpellier, se non sbaglio, un festival proprio incentrato sull'Italia, un festival della letteratura su cui lei è diciamo tra gli organizzatori. Lei è una grande scrittrice, Riparare i viventi è stato una sorta di best seller, ma è stato un caso editoriale a livello mondiale, pur non avendo lei iniziato a scrivere da giovanissima. Lei è madre di quattro figli, ha scritto dopo diciamo aver tenuto in considerazione il fatto che la scrittura non può essere, proprio per le esigenze che ha la scrittrice, poi in particolare la scrittrice donna, nel gestire i rapporti con la famiglia e con la casa. Questo è un altro elemento che direttamente o indirettamente si intreccia al suo racconto, che è su questo libro ma anche su altri libri che lei ha scritto a mo' di narrativa saggistica o di saggio narrativo, chiamiamolo così. È la dimostrazione che la letteratura è specchio della realtà, insomma, ve lo consigliamo, Lampedusa, Melis de Kerangallo. Una cucina. Notte. L'unica lampada accesa crea sulla tovaglia un cono di luce dorata, materializzato da particelle in sospensione. Una volta spenta la lampadina, dubito sempre della loro esistenza. Sono tornata a casa tardi e perdo tempo. Seduta di traverso sulla sedia di paglia, sfoglio lentamente il giornale ben spianato sul tavolo. Bevo lentamente il caffè del mattino, versato in una tazza e riscaldato al microonde. Dormono tutti. Fumerei volentieri una sigaretta. La radio dipana a basso volume un filo sonoro che mormora nello spazio. Gira e ruota su se stesso come il nastro di una ginnasta. Buonasera, questa sera presentiamo questa raccolta, sempre edita da Mondadori, di Viviane Lamarque, Madre d'inverno. Viviane Lamarque, che nasce nella provincia di Trento nel 1946. È una raccolta abbastanza intima e particolare, perché è tutta incentrata sulla figura della madre, sull'archetipo materno, ma anche proprio sulla figura materna, sia di madre biologica, ma anche di madre adottiva. E quindi si parte da riflessioni nelle stanze d'ospedale all'inizio,
ma anche di riflessioni sui ricordi dell'infanzia e sulle immagini comuni e private della maternità. Quindi un libro intenso da leggere, soprattutto adesso che si fa nella cronaca tanto parlare della maternità, della genitorialità, e quindi un libro che ci può ancora di più far entrare in contatto con questa figura così importante nel nostro immaginario sociale e psicologico. Agli appuntamenti arrivavi sempre molto prima. Facevi sembrare in ritardo il mondo intero. Lui si sentiva in colpa, ti si scusava. Ora nella tua via mi pare camminino tutti un po' più piano e hanno anche tolto l'orologio stradale, quello sotto l'albero. Si sono accorti che ormai non lo guardava più nessuno, tantomeno l'albero. Loro la conoscono già per nascita, esatta, senza guardare. Parliamo di racconto. Il racconto inteso come storia che si esaurisce all'interno di massimo 15 pagine. Quindi una storia che non abbia bisogno del respiro del romanzo, ma che si esaurisca in un numero esiguo di pagine. Proprio per questa necessità di poco spazio, il racconto ha bisogno di essere caricato di senso. Quindi non abbiate paura di caricare di senso anche allo stremo il vostro racconto. E ricordatevi anche che ogni aneddoto, ogni cosa che vi succede nella vostra giornata o durante la vostra vita, se caricato di senso, può diventare un racconto. Quindi non abbiate paura di scrivere e di esercitarvi a caricare le vostre parole di senso. In questo caso vi consiglio di leggere una maestra del racconto, che è Alice Munro, Troppa felicità. Il libro che vi presentiamo stasera è un libro molto particolare, un viaggio nel tempo, un viaggio nei luoghi, un viaggio nei miti. Si chiama Comete, a scriverlo un collega, Carlo Minervini. Grazie intanto per essere con noi. Grazie a te, Rosa. Dicevamo, un libro pieno di echi che rimandano all'arte, alla cultura, alla storia della nostra terra. La prima domanda che voglio farti è: un viaggio all'interno di noi stessi attraverso i luoghi da rileggere, un viaggio invece all'esterno per poi portare un bagaglio all'interno? E come si fa a fare ordine in tutto, insomma, in tutto questo bagaglio che è una valigia piena di ricordi, piena di sensazioni, che confonde il protagonista e forse anche chi lo legge? Guarda, la tua lettura è stata veramente particolareggiata e incisiva, nel senso che quando uno scrive cerca di consegnare al lettore la possibilità di interpretare in maniera autonoma, e la bellezza dell'interpretazione è che ognuno ha la sua. Quindi io non so se è un viaggio più introspettivo o più geografico, o tutte e due le cose, o sicuramente a me piaceva l'idea di intrecciare tutte queste tematiche, l'introspezione e il racconto dei miti, delle leggende, dei luoghi, non soltanto quelli che noi conosciamo bene o male, ma quelli che abbiamo dimenticato, che abbiamo dimenticato di ricordare, perché sai, ci sono tantissimi luoghi che hanno fatto la storia, ma la storia per davvero di questa regione, di questa nazione. Noi, mentre Roma era ancora, c'era questa frase che ricordo spesso, era ancora Roma un villaggio di pastori, a Crotone insegnava Pitagora. E la dice tutta sulla nostra regione. In particolare c'è un capitolo, ma sono tutti da leggere, sono tutti da attenzionare e, ripeto, da poi andare a ricercare, perché rimanda a degli echi importanti. C'è un capitolo in modo particolare che si chiama L'isola delle sirene, che a me ha colpito molto. C'è una piccola chiesetta che forse non tutti i calabresi conoscono, ma ve la segnaliamo.
consigliamo, andateci a Pizzo, la chiesetta di Piedigrotta, che è molto famosa ed è meta di visitatori. E tu nel libro la ricordi e non ricordi solo la sua di storia, ma la storia del mare, del quadro che ha dato origine alla chiesa, e ricordi anche le sirene, tutto quello che in quello specchio di mare è accaduto. Sì, perché noi stessi non sappiamo che esistono queste leggende, noi siamo parte integrante di una mitologia che si è fusa con l'arte, con la bellezza, con i territori, e nel tempo anche una mitologia che è stata raccontata dai più grandi, io penso più di tutti ad Ovidio, che ha raccontato tantissime delle particolarità. Io per esempio penso a Scilla, che fa parte, ma ce ne sono tante. In questo caso qui specifico, oltre alla storia vera, cioè di questa chiesa, di come è stata, poi io non voglio svelare più di tanto, di come è stata fondata questa chiesa, c'è anche il mito, e quindi una leggenda che va indietro nei millenni e che non conoscevamo. Io stesso ho imparato tante cose mentre scrivevo questo libro che non immaginavo esistessero. E i libri hanno proprio questo obiettivo, far conoscere e aiutarci ad aprirci altri mondi che prima non conoscevamo. 27 brevi capitoli, perché questa scelta stilistica? Allora, io lavoro moltissimo sullo stile, cioè almeno cerco di, do un'importanza fondamentale alla parola, all'uso della parola e al tentativo di sedurre il lettore attraverso l'utilizzo della parola. L'utilizzo dei capitoli brevi era, secondo me, una scelta obbligata, è venuta da sé, perché c'è un racconto cornice, come tu hai visto, e poi tutta questa serie di storie nelle storie che si intrecciano tra loro. Ma raccontare tanti luoghi in capitoli lunghi avrebbe poi intanto necessitato di 7-8 tomi diversi, ma poi avrebbe stancato il lettore. Invece i piccole storie inserite in piccoli capitoli, una per ogni paese, per ogni borgo, per ogni città che il protagonista di questa vicenda visita, secondo me davano anche un respiro più leggero a chi leggeva la storia. Ma poi, ripeto, è una cosa che mi è venuta spontaneamente. Allora, microstorie in una grande storia, un po' come la vita, Comete, Carlo Minervini, il libro ve lo consigliamo. La notte si impadronisce dei luoghi come una mantide silenziosa, come punti di luce, piccoli diamanti incastonati in un diadema prezioso. Le stelle mi accompagnano vigili dove l'irruenza dell'uomo non è arrivata o non è voluta arrivare. 2000 anni fa, una statua di Nettuno presidiava questo mare dalle correnti mostruose. Gli antichi lo chiamavano Fretum, lo stretto, una pennellata blu tra due terre, Calabria e Sicilia. Il luogo più misterioso, dove Ulisse era passato indenne a Scilla e Cariddi, dove la fata Morgana ingannava i marinai con le sue illusioni e dove i legionari romani, della decima Fretensis, voluta da Ottaviano Augusto, imperatore, attraversavano le acque per dirigersi verso la Palestina. Erano gli anni del profeta Gesù Cristo, poi crocifisso e trafitto a morte. Amiche e amici di Segnalibro, ben ritrovati nello spazio che la nostra trasmissione dedica settimanalmente alla classifica dei libri più venduti. Un appuntamento che costruiamo e analizziamo velocemente grazie ai dati di vendita che ci fornisce la libreria Mondadori di Cosenza, qui nei suoi locali in piazza 11 settembre, ideale per l'esecuzione del magnifico museo all'aperto che impreziosisce la nostra città. Andiamo ad analizzare la nostra classifica, che ricordiamolo prevede 10 posizioni. Un abitué, un giallista ormai famoso, che soprattutto d'estate sforna un nuovo capitolo della serie che vede per protagonista l'investigatore Harry Bosch. Parliamo di Michael Connelly, La strategia di Bosch, edito da APM.
Un nome importante del giornalismo italiano torna con Città De Gregorio, con Cosa pensano le ragazze, edito dalla Einaudi nella collana Stile Libero. Un altro nome eccellente è Lilli Gruber, Prigionieri dell'Islam, edito da Rizzoli, si attesta alla posizione numero 8. Posizione numero 7 per il magnifico libro di Giacomo Mazzariolo, Mio fratello rincorre i dinosauri, storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più, edito dalla Einaudi, sempre nella collana Stile Libero. Posizione numero 6 per l'attesissimo seguito di Io prima di te dell'autrice americana Giorgio Moyes, Dopo di te, edito da Mondadori. E parte alta della classifica, che è aperta alla posizione numero 5 dal ritorno del nuovo romanzo dell'autore romano amatissimo Massimo Bisotti, Un anno per un giorno, edito sempre da Mondadori. L'unico nuovo ingresso di questa settimana si attesta alla posizione numero 4, una bella raccolta edita dalla casa editrice palermitana Sellerio, Il calcio in giallo, tutti i racconti ambientati nel mondo del calcio di autori comunque della casa editrice Sellerio come Malvaldi, Manzini, Recame e anche un'autrice spagnola molto amata come Alicia Jiménez Bartlett. Arriviamo al podio della nostra classifica, terzo gradino del podio per il cantautore, scrittore e molto altro Luciano Ligabue, Scusate il disordine, il suo nuovo romanzo edito dalla Einaudi. Si conferma la posizione numero 2 l'autrice palermitana Simonetta Agnello Orbi, il suo nuovo romanzo si intitola Caffè Amaro, è edito dalla Feltrinelli, e Sua Maestà Andrea Camilleri si conferma anche questa settimana al primo posto della classifica, il suo centesimo libro, molti di questi hanno per protagonista il commissario Montalbano, anche questo l'altro capo del filo, edito dalla casa editrice palermitana Sellerio. Anche questa settimana la puntata di Segnalibro si chiude con Calabresi al top, una rubrica alla quale teniamo particolarmente perché è dedicata agli autori nati nella nostra terra che più si sono distinti come vendite durante la settimana. Calabresi al top, ricordiamolo, prevede 5 posizioni ed è aperta la posizione numero 5 da un nuovo ingresso, il chirurgo Lucio Aiello ci incanta con un magnifico romanzo, Tasselli, la storia nascosta e ritrovata, l'editore la Luigi Pellegrini, Pellegrini editori di Cosenza. Una conferma alla posizione numero 4 per il nuovo romanzo del giovane autore cosentino Michele D'Ignazio, Pacunaimba, l'avventuroso viaggio di Santo Emanuele, edito da Rizzoli. Arretra alla posizione numero 3 questa settimana il libro del professor Giuseppe Caridi, Francesco Di Paola, un santo europeo degli umili e dei potenti, edito dalla casa editrice Salerno. Posizione numero 2 per il professor Nucciordi nella sua nuova raccolta Classici per la vita, una piccola biblioteca ideale, edito da Bompiani. E direttamente e clamorosamente al primo posto della nostra classifica questa settimana il magnifico libro CD di Beppe Voltarelli dedicato ad Otello Profazio, Voltarelli canta Profazio, edito dalla casa editrice romana Squilibri. Anche per questa settimana è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Segnalibro, ricordandovi ancora una volta che i libri per vivere hanno bisogno di noi e noi di loro. Alla prossima!